Sostituzione che arriva oltre mezz'ora dal termine del match. Partita che resta apertissima, ci vuole poco per rimettere tutto in discussione. Essere avanti è sicuramente un vantaggio anche a livello psicologico, ma non basta. Occhio al pallone in mezzo, spazza via. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Occhio al suo movimento. Va su alla palla, svetta il pericolo. Continua ad avanzare. L'aveva piazzata bene, palla che è aspirata di poco al lato. Operazione complicata, ma alla fine è arrivato l'ok con la firma per il Toro Lautaro. Si è trasferito al Chelsea. Penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra. Personalità, esperienza, intelligenza, e anche i compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Prova, tiro murato, può inquadrare la porta. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di gara occasione da rete sprecati in questo caso. Speriamo per loro che non debbano recriminare per questo errore. Avanzano a caccia del momento giusto. Efficace la copertura della difesa che si salva. Ha saltato l'avversario, può effettuare il traversone in area. La difesa spazza via il pallone. Cross respinto bene, ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. L'allenatore non vuole cali di tensione, allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Ha diverse soluzioni, occhio. Palla messa in area. Può controllare palla comodamente. Occhio al tiro. Troppo centrale qui, facile per il portiere. Può metterla da lì. Respinge corto il portiere, pericolo. E c'è il gol. Ne hanno fatto un altro. Sono due adesso i gol di vantaggio. Questo è il replay del gol. Palla che si è infilata sotto la traversa. Impossibile per il portiere arrivarci. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Intervento deciso. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. Whelan. Finney. Recupera palla con un contrasto deciso, va corretto. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Arbitro che qui può tirar fuori un cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi e ha dato il giallo. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. E
E c'è un gol straordinario, al volo, esecuzione perfetta. Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista, perché ha avuto la palla buona e non ci ha pensato due volte. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non ci sono messe bene per loro. Vediamo cosa inventa ora. Conclusione di battuta. Ancora 300 secondi alla fine della gara. La gioca profonda, attenzione qui. Crossa verso il centro. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Smette il pericolo. La tiene in campo e adesso può diventare pericolosa. Cerca la soluzione centrale. Non riesce a bloccare, attenzione. Prova ad andare. Non trattiene, occhio alla possibilità. Può tirare un sospiro di sollievo. Qui il portiere aveva sfoggiato una gran parata sulla conclusione di prima. Questa è stata più agevole. Tutta la squadra avversaria era già pronta ad esultare. Non devono averla presa bene. Niente da fare, qui il portiere controlla. Fine dell'incontro, si chiude con successo per la formazione ospite con tre punti pesanti. Hanno rotto il ghiaccio in campionato con una vittoria che dà fiducia e morale. Personalmente ritengo che potranno togliersi molte soddisfazioni se continueranno a giocare come oggi. Continua ad avanzare. Al suo ingresso sul terreno di gioco ha poco meno di mezz'ora a disposizione. Proveranno a sbloccarla inserendo un'arma preziosa dalla panchina. Vedremo se riuscirà a fare la differenza. Smith. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Crossa verso il centro. Attento, anticipa l'avversario. Recupera la palla con un buon intervento. Girata di testa che non ha inquadrato il bersaglio. L'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Lontana dai pali, non deve averla impattata bene. C'è il cambio dunque. Occhio al suo movimento.
C'è spazio per il cross. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Il Tottenham ha spazzato via le voci che si erano rincorse sull'ultimo acquisto. È arrivata l'ufficialità, la conferma del contratto. Lo stavano seguendo già da un po' di tempo ed era uno dei nomi segnalati ai dirigenti proprio dal tecnico. È un ottimo acquisto, Pier. Serviva un giocatore in grado di alzare la qualità della rosa. Palla messa in area. Sbaglia il rinvio qui. Possono respirare. Si trascina il pallone fuori, nonostante non ci fosse praticamente pressione. È pronta la sostituzione. Al tiro, palla deviata. I tifosi provano a suonare la carica, vogliono un gol e lo vogliono ora. L'arbitro ha visto il fallo ma concede il vantaggio. Prova ad andare. Il portiere dice di no. Recupera palla, intercettato il passaggio. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Può crossarla nel mezzo. Ottima lettura difensiva. Il match è ancora tutto da decidere. Il finale si preannuncia bollente. Entrambe le squadre sono a caccia del lampo decisivo, i tifosi si fanno sentire e ce la stanno mettendo davvero tutta per trascinare i propri giocatori al successo. Ancora 600 secondi alla fine. Intercetta il passaggio e riparte. Hanno ancora una possibilità per cercare la vittoria. Arriva il fischio dell'arbitro che segna la punizione. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. La mette nel mezzo. La stop e prova a girarsi nonostante il pressing. Salva tutto con questo intervento. L'intervento del portiere che allontana. Lo vede. Che occasione. Non la blocca, attenzione. E il pallone finisce in rete. Pazzesco, hanno trovato il vantaggio a poco dal 90esimo. Gara che non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando nessuno ormai ci credeva più. Il replay evidenzia come il portiere non abbia colpe sul gol. Ha fatto il massimo. Sfortuna ha voluto che la palla finisse di nuovo a un avversario che da lì non poteva sbagliare. E dai, il tecnico non sembra aver apprezzato l'atteggiamento e la concentrazione della sua difesa. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Continua ad avanzare. Che giocata! Attenzione, pericolo! Ci ha provato, ma la conclusione è stata completamente sballata. Deve lasciarsi alle spalle questo errore, guardare avanti. Si fanno portare via la palla, occhio. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Occhio alla conclusione. E c'è il gol, le hanno fatto subito un'altra difesa, evidentemente ancora sotto shock. È
E questo è un gol che merita di essere rivisto. Da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. La messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Si giocherà per almeno altri 2 minuti. In avanti palla, può andare in porta. Ha sfoderato una super parata che mantiene il punteggio inalterato. Straordinario in questa circostanza nell'uno contro uno. Aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima. Ha provato a spazzare, ma non è finita. Finisce qui. Esultano gli ospiti per la qualificazione ottenuta. Hanno mantenuto i nervi saldi e soprattutto la lucidità necessaria per strappare il pass per il prossimo turno. Questa partita è stata equilibrata, combattuta, sempre tirata. Hanno avuto il merito di crederci fino alla fine. Meno di mezz'ora al termine, scelgono forze fresche, vedremo se sarà un cambio azzeccato. Proveranno a sbloccarla inserendo un'arma preziosa dalla panchina, vedremo se riuscirà a fare la differenza. Mette il pallone in mezzo, legge bene una situazione pericolosa. Alzano il pressing. Riconquistano bene il pallone qui. Prova di forza per il possesso palla. Può crossare da lì. Carica il tiro. Conclusione sporcata. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Si supera qui il portiere. Mandano in campo forza fresca. Intercetta il passaggio e recupera il pallone.
Avanzano nella tre quarti avversari. Gran dribbling. Eccolo qui. 1-0. Si sblocca il match. Vedremo come cambierà ora la partita. Gli avversari dovranno scoprirsi un po' di più se vogliono recuperare. Gol frutto di un pregevole 1-2, possiamo apprezzarlo meglio con questo replay. Bello, sì sì, un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. L'arbitro ha visto il fallo, ma concede il vantaggio. Palla vagante adesso. Può colpire da lì. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Questo replay del gol, l'appoggiata praticamente in rete da pochi passi. Il portiere poteva farci ben poco. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Guadagna metri. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Occhio all'avanzata. Prova a far partire il tiro. Palo, attenzione, pericolo. Poco convinto in questo intervento, lascia lì il pallone. Sono andati a un passo dal gol poco fa. Il tentativo è stato solo fermato dal legno, che ha respinto la conclusione a botta sicura dell'attaccante. Azione interrotta, c'è offside. È scattato troppo in anticipo, deve fare più attenzione al movimento dei difensori quando salgono. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Intervento ruvido ma corretto. Sarà fallo laterale. Sostituzione in arrivo. Lo vede? Recupera bene il pallone. Mancano 10 minuti alla fine della gara. A campo lungo la corsia. Occhio al traversone al centro. Palla che finisce dentro dopo aver baciato la traversa. Traversone decisivo dal quale è scaturito il gol che stiamo rivedendo. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Ottima lettura. Gran palla. Va in porta. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Palla rubata in una zona pericolosa. Ecco il tiro. Respinge il tiro.
ha angolato un po' troppo, palla che non è finita distante dallo specchio. Azione che si spegne, palla comoda per il portiere. È in buona posizione. Pallone gestito male. Si giocherà per almeno altri due minuti. Da lì può crossare. Prova in acrobazia. Il portiere interviene senza problemi. Fischia l'arbitro, gara che finisce col successo della squadra di casa. Tre punti importanti. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Attenzione, perché questa può essere l'azione. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Clima ideale per giocare a calcio, non c'è nemmeno una nuvola, il terreno è in condizioni perfette. Pierluigi Pardo e Daniele Adani pronti a tenervi compagnia e a raccontare tutte le emozioni di questa sfida. Si gioca per il campionato, per i tre punti. Sfida che mette di fronte Colchester United e Mansfield Town. Ben ritrovato Pier, a te gli amici all'ascolto. Ne abbiamo commentate di partite insieme e tante ci hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Murphy. Cercano di rendersi minacciosi nell'area avversaria. Può metterla dentro. Cerca il tiro. Che tuffo nel portiere! Palla in area di rigore. Deviazione di testa senza particolari problemi per il portiere. Lui era posizionato bene e non ha avuto nessuna difficoltà a intervenire. È una delle stelle in campo quest'oggi. Sta tenendo una media gol importante. Pierre ne ha fatti tre nelle ultime tre uscite. Oggi ha la possibilità di allungare la serie positiva. Ha scelto bene il tempo. Provano a salire. È in zona cross. Ci pensa lui spazzando. Buono il pallone recuperato. Si abbassa per ricevere il pallone. C'è l'errore, regalano il possesso. Cerca la profondità qui. Palla che giunge a destinazione, occhio.
potrebbe crossare. Interviene ed evita guai. Situazione di parità, fanno girare il pallone. Nessun problema qui per il portiere. A metri per andare. Attenzione, ancora pericolo. Pallone in rete, si aprono dunque le marcature. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sta avanzando. C'è spazio per il traversone. Entra sul pallone e recupera. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Occhio alla palla gol. Ci arriva con la punta delle dita. Occhio al corner. Nulla di fatto qui. Capisce tutto e recupera bene palla. Murphy. Buono il pallone tra le linee. Straordinario riflesso, una grande conclusione. Prova a raddrizzare il risultato con questo corner. Calcio l'angolo, presa del difensore. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. A metri per correre. Palla in fallo laterale. L'affare era nell'aria, adesso è ufficiale. Raúl Jiménez è un nuovo giocatore dell'Everton. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, eh. Può cercare il cross. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Serve il compagno in area. Dice di no con una super parata. Occhio al corner. L'ha colpita bene di testa, soltanto alzato un po' troppo la mira. Quinn. Murphy. Affonda il tackle e recupera il pallone. Buon pallone filtrante.
non ha letto bene il movimento della difesa e dunque fuori gioco. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Grande apertura. Palla spazzata via. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palle inferiori rispetto a quelle degli avversari. È vero che molti allenatori puntano molto sulla gestione del possesso palla per stressare la resistenza degli avversari e poi aprirsi spazi invitanti. Però a volte basta anche solo un tiro in porta per vincere. La supremazia territoriale, fine a se stessa, non serve a niente. La differenza la fanno i gol. Fondamentale il difensore. Tiro completamente fuori misura questo. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Ferma tutto e riconquista il pallone. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Avanza a caccia del varco giusto. Buono il pallone recuperato. C'è spazio per il contropiede. Traversone nel mezzo. Palla spazzata via. Cerca il tiro da lontano. Che tuffo del portiere. Cercano di chiudere la gara. Occhio a questo calcio d'angolo. C'è la sostituzione per dare energie, forze fresche in questa gara. Si accentra. La respinta, ma si gioca. Smette il pericolo. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio, ma ovviamente la partita è ancora aperta. Tackle efficace qui. Sale la spinta del pubblico di casa, pazzesco il loro contributo oggi. Se la vittoria arriverà dovranno... Gioco fermo, poteva nascere qualcosa di interessante qui. Peccato, ma è scattato troppo in anticipo. Prova con questo filtrante, può nascere qualcosa. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. E c'è il gol, seconda rete per lui quest'oggi in grande giornata. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. La messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Quarto uomo esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Buona qui la lettura del difensore. Fischia la fine l'arbitro, missione compiuta per i padroni di casa, sono arrivati infatti 3 punti. Un successo netto, convincente, hanno capitalizzato al meglio la mole di gioco costruita. Sembrano trovarsi occhi chiusi a volte in campo, si vede la mano del tecnico.